Mi riporta alla mente il tuo matrimonio. Gente tutta elegante e carni pregiate. Ma ricordo anche quella scena pietosa di tuo fratello. Perché continui a parlare di lui? Mio fratello non deve interessarti. Hai capito? Oh, capisco benissimo. Più avanziamo, più le piante diventano pericolose. Spero tu sia pronto, nano. So quanto siano difficili i rapporti con la famiglia. Io e mio fratello ci siamo odiati a lungo. È stato come non averne più uno. Mi prendo parte della responsabilità per essere andato via. Ma questo non mi ha impedito di dargli la maggior parte della colpa. Mi suona familiare? Ok, ma qual è il punto? Il punto? È che non era la fine del mondo. Dopo aver fatto pace, è stato come se non fosse passato un giorno. È tornato a essere la mia spina nel fianco come è sempre stato. È la famiglia. Devi tenertela vicina, anche se ti fa impazzire. Pensi davvero che voglia sentire discorsi del genere? Ciò che voglio è riavere la mia libertà e non ho alcuna intenzione di farmi distrarre. Quel che voglio dire è che se ti capitasse di parlare con tuo fratello, forse le peggiori parole che vi siete detti non dovranno essere per forza le ultime. Basta. Il giorno in cui affronterò di nuovo Freyr, sarò una persona libera e indipendente, hai capito bene? E quel giorno non mi troverò in una situazione assurda come questa. Un brutto caso di orgoglio, capisco. Spero ti passi più in fretta che a me. Una storia toccante. Mordimi. Ti piacerebbe?